benvenuti nella Biblioteca Comunale di Grizzano Morandi. Si tratta di una biblioteca di pubblica lettura situata all'interno di un edificio storico di Grizzano Morandi, Villa Mingarelli, di proprietà appunto della famiglia Mingarelli, che ha ospitato anche lo storico Pio Carlo Falletti, quindi un edificio che già di per sé fa parte della storia del nostro comune. All'interno della villa abbiamo anche una splendida sala affrescata, che funge anche da sala di lettura e studio, oltre ad ospitare laboratori, convegni ed eventi istituzionali. Al primo piano abbiamo anche una sezione dedicata a bambini e ragazzi, dove abbiamo anche una parte dedicata esclusivamente all'arte per bambini. Per un comune come il nostro, che ha una forte vocazione artistica e che ha scelto appunto di associare al proprio nome quello di Giorgio Morandi, il pittore che qui ha dipinto alcuni dei suoi più grandi capolavori, è fondamentale tramandare l'eredità di Morandi anche alle nuove generazioni. Facciamo questo appunto con questi libri, dedicati ai bambini, ma anche con laboratori. Abbiamo una ricca sezione di storia locale che è collocata presso il Centro di Documentazione Giorgio Morandi ai Fienili del Campiaro, dove è possibile trovare in consultazione sia tutti i testi inerenti alla figura di Giorgio Morandi che anche l'Appennino e tutto il nostro territorio. Tra questi volumi abbiamo qui Grizzana, Morandi Arcangeli, 50 anni dopo, che è un volume edito da Bononi University Press nel 2016, in occasione del cinquantenario della mostra importantissima Omaggio a Giorgio Morandi, che era appunto del 1966. Si tratta di un volume che raccoglie non soltanto la storia di questo territorio dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista paesaggistico. Infatti c'è anche un'ampia sezione dedicata alla campagna di rilevamento dei beni culturali e paesaggistici eseguiti dalle soprintendenze, che hanno consentito di avere un quadro completo di quello che è il nostro territorio, sia appunto dal punto di vista delle opere d'arte che anche dal punto di vista paesaggistico, non solo per i grandi monumenti, ma anche testimoniando tutti quegli edifici rurali che non erano mai stati presi in considerazione precedentemente, che sono invece parte integrante della nostra identità appenninica. Ed edifici rurali di pregio e fascino li troviamo in questi borghi che sono meno conosciuti, come Veggio, Cabenassi, Tudiano, Stanco, Tavernola. E naturalmente c'è anche il borgo più famoso, la Scola, dove è possibile ammirare l'architettura medievale appenninica dei maestri Comacini in questi edifici che risalgono al XV secolo. A fare la guardia all'incantevole borgo, il maestoso cipresso secolare alto oltre 25 metri. Chi visita Grizzana Morandi non si può perdere poi la vista dalla vetta di Montovolo a dominare le valli del Reno e dell'Imentra. E naturalmente una visita al santuario di Santa Maria della Consolazione e all'oratorio di Santa Caterina d'Alessandria, risalenti al XIII secolo. Quest'ultimo con pregevoli affreschi quattrocenteschi di scuola toscana. Ma torniamo ai Fienili del Campiaro prima citati, tanto cari al maestro Giorgio Morandi. Qui è allestito il museo dei suoi allievi, da Norma Mascellani a Luciano De Vita, da Emilio Contini a Dino Boschi. E vicina ai fienili, la casa del maestro pittore, con il suo studio dove il tempo sembra essersi fermato agli anni 60. Cos'altro non si può perdere a Grizzana Morandi? Naturalmente la Rocchetta Mattei, il castello incantato fatto costruire nella seconda metà dell'Ottocento dal conte Cesare Mattei, politico, letterato, padre dell'elettromiopatia. Davvero entusiasmante perdersi tra le torri, i cortili interni e le sculture che richiamano diversi stili, dal neomedievale al neorinascimentale, dal moresco al liberty.